Vi ringrazio molto per l'accoglienza che mi avete riservato. Concedetemi una piccola parentesi perché chi mi ha preceduto, oltre che essere un mio ex compagno di squadra, è anche un amico, quindi a lui va il mio più grande in bocca al lupo perché conosco le dinamiche del mondo dello sport e tante volte vengono a crearsi delle situazioni che non sono soggettive e soprattutto che anche magari che non trovano una risposta, quindi ho vissuto anch'io quei momenti lì, lo capisco e da parte mia di cuore proprio gli faccio un grande in bocca al lupo. E per il resto, penso che la caratteristica che ha descritto l'ingegnere Cercello mi accomuna un pochino, no? Perché per me la sconfitta non è contemplata, quindi se a loro piace vincere, insomma, penso che da questo punto di vista ci troviamo d'accordo, però la vittoria non può essere un obiettivo, è la conseguenza di quello che noi facciamo tutti i giorni. Quindi noi dobbiamo concentrarci nel fare al massimo quello che sappiamo fare quotidianamente, consapevoli della situazione che siamo. Non è una situazione idilliaca adesso, però le prospettive sono sicuramente buone e penso che dobbiamo essere molto bravi a immaginarci il futuro e soprattutto come vogliamo che sia e di conseguenza allenarci e lavorare tutti i giorni per far sì che quello si realizzi. Poi dopo sarà il campo a dare le risposte, il campo nel mondo dello sport è l'unico verdetto finale e è quello più reale che c'è. Dobbiamo solamente pensare a guardare avanti. So che arrivano da un momento difficile, ieri ho avuto la possibilità di incontrare i giocatori, di fare il primo allenamento, di fare quattro chiacchiere, non molte, ne farò molte di più, magari anche individualmente, però ho percepito un po' di smarrimento, ho percepito un pochino una situazione un pochino di difficoltà. Dobbiamo essere bravi tutti a metterci, io in primis, chiaramente, perché l'allenatore è il primo responsabile, a mettermi a disposizione dei giocatori perché loro possano dare il meglio di se stessi. Ci vorrà un po' di pazienza, non dobbiamo arrivare a prendere gli antidepressivi, è meglio che la depressione la combattiamo prima, e quindi dobbiamo andare avanti. Grazie. Lasciamo poi lo spazio per le domande personali, sì, dirette dei giornalisti. Elisabetta Curti, prego. Sì, riprendo il concetto di Lorenzo. Obiettivamente si è venuta a creare una situazione che ovviamente non avremmo mai immaginato fino a 2 mesi fa, però lo sport è così, cioè nel senso ci può regalare delle forti emozioni, però a volte ci implica anche dei percorsi in salita, nel senso che ci mette di fronte a delle situazioni che mai avremmo immaginato. E non c'è una colpa, non c'è un responsabile, però ci siamo resi conto all'interno della nostra società che era necessario dare una sterzata. E abbiamo pensato a Lorenzo perché nell'ambiente tutti lo conoscono e tutti ne hanno sempre apprezzato le doti di grande comunicatore. Al momento abbiamo bisogno di gente che. Avevamo bisogno di una persona che, oltre all'aspetto tecnico, era nello studio delle analisi tattiche, che ovviamente non è messa mai in discussione, avesse anche questa capacità di interagire con la squadra e con l'intero staff. Io voglio comunque evidenziare come anche in questa situazione, la società non si è tirata indietro. E se la società non si è tirata indietro, deve anche ringraziare i supporter della società, cioè chi ci sostiene quotidianamente, perché non avete idea anche lo scambio di interazione che c'è fuori ogni giorno. Per cui un ringraziamento speciale a chi ci ospita oggi, la famiglia Cercello, perché non dico quotidianamente, ma spesso ci sentiamo con l'ingegnere per uno scambio di riflessioni e un ringraziamento ancora alla Banca di Piacenza, perché fatemelo dire, sono le due realtà piacentine che più di ogni altra si sono fatti sentire quando abbiamo chiesto sostegno. Per cui noi non ci siamo tirati indietro, noi come famiglia Curti, però abbiamo avuto subito l'appoggio anche di queste due importanti realtà. Grazie. Ci riproviamo con Giuseppe. Non siamo collegati. Non riusciamo. Ecco un po' di attivare la.
Mi sentite? Sì, ecco, ecco. Giuseppe, a te la parola. Buongiorno a tutti. Beh, insomma, è stata una settimana intensa. Abbiamo vagliato diverse soluzioni e poi la decisione di dare una sterzata forte, come diceva giustamente prima Elisabetta, e quindi in questa direzione la scelta di Lorenzo Bernardi. Non sarà un compito facile quello che attende Lorenzo, Lorenzo lo sa benissimo, è una sfida, ma di sfide tu Lorenzo ne hai già accettate tante, prima da atleta, poi da allenatore, e i risultati contano alla fine. Però voglio dire, è anche una sfida intrigante questa. È intrigante perché per tre motivi. Primo, perché c'è una qualità di atleti buona, importante, sulla quale puoi costruire, vanno ricostruiti sicuramente degli equilibri, delle sicurezze, però questo è sicuramente intrigante. Noi siamo convinti che è un roster importante che, ahimè, purtroppo non ha sprigionato il suo valore in queste prime partite, e questo lo sappiamo tutti. Il secondo motivo è perché il campionato deve ancora iniziare, quindi è possibile nella testa di tutti gli atleti, di tutti i ragazzi e di tutto lo staff fare un reset virtuale, diciamo così, e ripartire. Terzo motivo, e forse il più importante, Piacenza vuole vedere della buona pallavolo. Il gruppo CG ha investito e sta investendo in modo importante con Gasseis e Blue Energy, e vicino a noi ci sono dei partner sponsor eccezionali. Grazie alla famiglia Cercello, diceva giustamente prima Elisabetta, e a tutta Nordmeccanica che ha già vinto tutto nel mondo della pallavolo. E un grazie come sempre a Banca di Piacenza, perché c'è sempre. Un grazie anche a tutti gli altri sponsor. Dico questo perché in questo momento di difficoltà siamo stati tutti uniti. Ecco, quindi questa è la forza, e sono tre motivi per cui una sfida intrigante, sulla quale sono sicuro che poi Lorenzo Bernardi riuscirà a costruire. Quindi benvenuto Lorenzo e buon lavoro da parte di tutti. Grazie mille. Grazie. Ecco, abbiamo qui la Banca di Piacenza, appunto, Pietro Boselli, vice direttore generale della Banca di Piacenza. Prego. Buongiorno a tutti, anzitutto ringrazio la famiglia Cercello per l'ospitalità, mi fa piacere quest'anno che siano ancora con noi per appoggiare la nostra squadra della pallavolo piacentina. Ma per quanto riguarda, innanzitutto poi anche il benvenuto a Lorenzo Bernardi, che è un grandissimo campione, un grande allenatore, quindi quello che diceva sia Elisabetta Curti che Giuseppe Bongiorni, che possa dare quella scossa alla nostra squadra, io mi auguro, anzi sono sicuro che riuscirà a darlo, perché abbiamo una squadra di un grande potenziale, quindi Piacenza si aspetta qualcosa di più rispetto a quello che è successo in questo periodo. Ci siamo trovati poche settimane fa a Palazzo Galli, abbiamo dato il via alla campagna abbonamenti, quindi quello che posso dire oggi è quello di continuare a dire ai nostri tifosi di sottoscrivere gli abbonamenti, di continuare a farlo, perché è stato bello quando siamo tornati al Panabanca, anche su un numero limitato di persone, però trovarci vicino alla squadra è stato veramente bello. Quindi l'augurio che faccio io è quello di poter ritornare davvero in maniera sostanziosa, e quindi con tante persone allo stadio, al nostro Panabanca, per poter dare il nostro contributo alle vittorie della nostra squadra. E poi soprattutto l'invito che faccio ai nostri tifosi è quello di continuare a sottoscrivere gli abbonamenti, perché è un modo per essere vicini alla nostra squadra. Grazie. Grazie. Io avevo visto collegato il professor Fornari, c'è ancora? Se può accendere l'audio e dare la parola. Sì, buongiorno, mi sentite? Eccolo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Tifoso, nonché amico, amico di tutti noi, prego. Ma diciamo che oggi più che altro vorrei rinnovare a nome anche dei piacentini un ringraziamento in particolare alla famiglia Curti, alla dottoressa Elisabetta e agli sponsor, e principalmente all'amico ingegnere Antonio Cercello, perché insomma il loro impegno nel volley è un impegno importante per chi si occupa come me all'università di sviluppo delle imprese. Questo impegno è una, diciamo, forma di responsabilità sociale dell'impresa, perché in qualche modo oggi questo tema della responsabilità sociale dell'impresa è un tema
importante, centrale nel dibattito aziendale, soprattutto perché evidenzia questo rapporto che le imprese hanno con i loro territori, basato su un do ut des. Quindi io credo che a Piacenza il volley, diciamo, animi la passione di migliaia di persone, quindi il fatto che ci sia un'impresa che in qualche modo si impegna a fare degli investimenti importanti a favore della comunità locale è, credo, un fatto importante. Come pure credo che questo impegno abbia una importante valenza imprenditoriale, perché insomma non dobbiamo dimenticarci che stiamo attraversando a livello internazionale una fase di sviluppo molto molto critica. Faccio riferimento a, diciamo, a quanto è successo in questi mesi e quali potranno essere le conseguenze del Covid-19 sugli assetti sociali, sugli assetti economici. E quindi avere a che fare con delle imprese come appunto le imprese dei due imprenditori, delle due famiglie imprenditoriali che citavo, che in una fase così problematica, così complessa, sono disposte ad investire, è un fatto che va tenuto in grande considerazione. Quindi io credo che la comunità piacentina, ma più in generale il mondo del volley, il mondo dello sport, debba ringraziare appunto queste famiglie imprenditoriali che si stanno impegnando in questa attività, che stanno investendo in questa attività. E tra l'altro lo stanno facendo, diciamo, anche con un approccio molto, molto rigoroso, con un approccio aziendale. Io ho sempre molto apprezzato, insomma, l'impegno di Antonio Cersello e di Elisabetta Curti, diciamo, nello sport, perché lo hanno sempre, come dire, sviluppato come loro gestiscono le loro imprese. Questo credo che sia una garanzia anche di sviluppo futuro della squadra di pallavolo. Quindi grazie, ovviamente facciamo un in bocca al lupo al nuovo allenatore, a Lorenzo Bernardi, che ha un curriculum sia da giocatore che da allenatore, diciamo, molto importante, dove lui ha potuto ottenere dei grandi risultati. Ovviamente in bocca al lupo a lui e alla squadra, sperando, insomma, che fra 2 o 3 anni lui possa arricchire questo curriculum con grandi vittorie qui a Piacenza. Quindi grazie davvero a tutti. Grazie. Grazie. Allora, io darei la parola ai giornalisti. Ci sono domande? Siete presenti? Prego. Buongiorno Lorenzo, Luca Altigliani di Libertà. Parlava appunto dell'aspetto psicologico, mentale, come in tutti i momenti difficili, questa cosa chiave, diciamo. Dal punto di vista invece tecnico, il potenziale è enorme. Come si concilia con la sua idea di pallavolo e la caratteristica di questa squadra? Ma penso che bisogna fare delle scelte un pochino mirate per quanto riguarda il che cosa ci serve nell'immediato migliorare per poter raggiungere i migliori risultati in questo momento qui. Quindi sicuramente ci sono due cose che devono correre parallelamente, che è un po' l'aspetto emozionale, l'aspetto motivazionale dei giocatori singoli per poi farlo sfociare in un qualche cosa di squadra e delle basi tecniche che sicuramente andranno perfezionate, allenate e di conseguenza avranno un miglioramento importante cammin facendo. Giustamente, come hai detto tu, questi sono giocatori importanti, sono giocatori che hanno caratteristiche tecniche importanti, hanno fatto parte di nazionali importanti, no? Perché se pensiamo ad Aaron Russell con gli Stati Uniti, io l'ho allenato a Perugia, quindi è un giocatore già che ha fatto un percorso concreto, cioè ha avuto degli scontri molto, molto positivi, da Clevenot con la Francia, con Milano, prima ancora qui a Piacenza. Quindi è un giocatore che, seppur magari ancora abbastanza giovane, ha un'esperienza importante, per poi arrivare a Groder, ad esempio, che lui è sempre stato punto di riferimento delle squadre dove ha giocato, non per ultima quella dell'anno scorso a San Pietroburgo, ma ieri a Duello, e tutti gli altri, Candellaro, che ha fatto parte di una squadra come quella di Civitanova, dove non solo ha vinto, ma anche ha avuto la possibilità di allenarsi a livelli professionistici molto molto alti. È chiaro che sono tutte cose che dobbiamo andare a perfezionare, ad allenare e cercare di portare
ad un livello più alto possibile. Quello che secondo me deve diventare proprio il nostro obiettivo quotidiano, io l'ho già detto ai giocatori, è quello che dobbiamo avere la predisposizione di essere migliori di noi stessi. Pensare noi singoli, quello che noi possiamo fare di meglio tutti i giorni per portare un valore aggiunto alla squadra. A me ha fatto molto piacere le parole che ha detto Giuseppe, soprattutto quando si è riferito al fatto che anche nel momento di difficoltà la società, gli sponsor e tutto il gruppo è rimasto molto unito, e questa è la base per riuscire ad uscire da questa situazione qui. Grandi risultati, grandi traguardi, spesso e volentieri nascono da momenti molto difficili e molto particolari, quindi adesso dobbiamo solamente pensare a fare quello che c'è da fare nel miglior modo possibile. Altre domande? Sì, io volevo chiedere una cosa. Innanzitutto, giusto per non mettere in pressione, volevo ricordare che la famiglia Cercello ha mandato via una volta l'allenatore. L'allenatore che è stato mandato via è diventato... Anche più di una volta. Vabbè, l'allenatore che è stato mandato via è diventato allenatore della Nazionale. E l'allenatore che è arrivato ha vinto 2 scudetti consecutivi, quindi... Quindi mi auguro che mi mandino via per andare a allenare la Nazionale o rimanere per vincere 2 scudetti. È caduto in piedi. È caduto in piedi tutti e due. Volevo chiederti... Da un punto di vista proprio tecnico, il tempo è pochissimo, nel senso che domenica inizia il campionato e nelle prime 6 giornate avete 4 di quelle che sono considerate le big, che sono le big, e 2 squadre con cui Piacenza ha già perso in Coppa Italia. Hai già previsto di cambiare qualcosa, nel senso nella tua testa c'è già qualcosa di particolare rispetto alla squadra che ha giocato le prime 3 partite, proprio da un punto di vista tecnico? Oppure al momento no, nel senso che penserai a lavorare? Una cosa che ho nella testa di cambiare c'è sicuramente, è il risultato delle 2 partite che sono state giocate in Coppa Italia, quello di sicuro, o quantomeno di provarci. Ma i cambiamenti, allora nell'immediato sicuramente non ci saranno, ma se ci dovessero essere, non saranno dei cambiamenti derivanti da una situazione precedente, ma delle evoluzioni che si verranno a creare. Quindi io non è che sono venuto con dei preconcetti, non sono venuto con l'intenzione di dire la responsabilità di tutto quello che è successo è questa e allora va cambiata, va migliorata. Noi dobbiamo partire da un presupposto che noi dobbiamo essere pronti a fare un'evoluzione positiva di quello che c'è fino ad oggi. Per quanto riguarda le altre cose, vi chiedo una grossa cortesia, mettete la pressione a me, non ai giocatori, perché non hanno bisogno in questo momento qua di ulteriore difficoltà. Datela a me, che non ci riuscite a mettermela comunque, però datemela a me. Un'altra cosa, visto appunto che hai detto che i giocatori li conosci bene, tu ritieni questa squadra, come è stato detto da tutti i lavori fino a 15 giorni fa, in grado di lottare per i posti che arriveranno appena alle spalle delle 3 o 4 big? Adesso bisogna capire se saranno 3 o 4, insomma. Ritieni che l'organico sia un organico in grado di arrivare in quella posizione? Ma guarda, la carta non gioca. Quello che dicono e quello che succede nella pre-season non conta niente in campionato. L'unica cosa che conta sono i fatti. Io sono venuto, ho accettato questa grande sfida, ma non solamente personale, ma anche così come l'ha descritta Giuseppe Bongiorni, molto intricante, molto affascinante, perché credo ciecamente in questi giocatori qua e credo che possiamo fare delle grandi cose. Però nel mondo dello sport dire arriviamo terzi, quarti, primi, secondi, noi dobbiamo essere molto focalizzati su quello che possiamo fare noi, non su quello che possono fare anche gli altri. Quindi gliel'ho già detto ieri ai miei giocatori, noi dobbiamo essere bravi a preoccuparci di quello che succede nella nostra metà campo. Poi dopo quello che succede dall'altra parte, sicuramente saremo pronti, sapremo le informazioni, cercheremo di adeguarci, però non è che possiamo pensare di sapere tutto degli altri e non saper fare le cose, perché perdiamo. Se invece sappiamo fare le cose e sappiamo non tantissimo degli altri, sicuramente ce la giochiamo. Altre domande? Qui? Niente. Allora grazie. Un applauso all'allenatore. Grazie a voi.